Bene ragazzi, non so se riuscite a sentirmi, però queste ultime piogge primaverili hanno veramente stroncato la strada che era stata rifatta praticamente questa a inizio primavera. L'ha stroncata veramente del tutto, ha creato la grandine, le forti piogge hanno creato dei crateri qua dove l'acqua, anziché scorrere là normalmente, scorre in mezzo alla strada. Manca veramente poco all'ingresso dell'orto, qua c'è stata una frana, guardate qua che a momenti non ci passo neanche. Una bella frana, veramente arrivati. Adesso provo a vedere se riesco a passare qua e vediamo un po' dentro com'è la situazione, ma ovviamente mi aspetto solo il peggio, perché comunque ci sono un sacco di alberi che sono precari, quindi mi aspetto veramente il peggio. Vediamo se riesco a passare qua. Lì c'è l'ingresso, come vedete, e qua c'è un fiume in piena. Lì sì. La collina è proprio frenato qua, la collina è scesa fino a questo punto. Qua sono anche abbastanza precario. Qui sto mettendo a rischio, insomma, anche me stesso per riuscire a passare. Qua tutta la frana, ovviamente non ci si poteva aspettare diversamente, però adesso vediamo dentro che ecco qua era stato fatto l'argine per far passare l'acqua lì nel piccolo torrente. Come vedete qua l'acqua ha sfondato, era un bell'argine abbastanza spesso, l'ha sfondato e ovviamente l'acqua si riversa tutta in strada. Un peccato perché non siamo neanche all'inizio dell'estate. E purtroppo la situazione è veramente tragica, non c'è niente da dire. Purtroppo le parole non servono per descrivere questa situazione. Addirittura peggio di quest'autunno, molto peggio. Le piogge sono state veramente, veramente violente e il danno è abbastanza rilevante. Qua per ora non vedo niente di caduto, vedete qua ci sono un sacco di alberi, di pini. Qui il disastro è così, il disastro è questo. Tanto poi è questione ancora di qualche ora e qua ricomincia a piovere. Qui la strada è stata completamente ripulita, anche qua sì, dei mezzi crateri. Però insomma da qua, minchia, lì di nuovo un buco che si è risollevato, l'avevo ricoperto, cavolo,
Boh. Qua insomma la... la situazione cambia. Sembra essere abbastanza in ordine. Qui diciamo che la maggioranza delle piante di pomodoro si sono salvate. Con tutte queste piogge le piante da frutto stanno vegetando all'infinito. Sentite come si stia preparando. E niente, quindi siamo... Qui ho seminato delle insalate, la maggioranza sono partite. Poi vabbè, qua ci sono aglio e cipolle. Qua avevo fatto un'altra semina di patate. Qua ho messo, qui ci sono quelle le pozzanghe. Qui fagiolini rampicanti. Qualcosa c'è, qualcosa ha resistito, sono, alcuni sono malconciati ma si arrampicano, ne vai, andare qua. Poi qua abbiamo un altro campo di patate che stanno venendo alla grande con la consociazione dei fagioli. Vabbè, poi gli zucchini, qua ho messo la retta antigrandine, fortunatamente gli zucchini stanno venendo, hanno resistito, perlomeno, almeno tutta sia pioggia è servito per le zucchine, poi lì ho messo anche qualche zucca. E niente ragazzi, oggi ho messo il telo antigrandine sulla coltivazione di pomodori, cavoli e cipolle. Per il resto delle coltivazioni non ho avuto particolari danni, quindi diciamo che qua sopra è andata bene, sotto un po' di meno, ci sono stati veramente disastri importanti. Adesso sta ricominciando a piovere, quindi è meglio che me ne vada. Se il video ti è piaciuto lascia un bel mi piace, supportami con un like e iscriviti al canale per continuare a seguire le mie avventure nell'orto. Io ti auguro un buon orto anche a te e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Meglio andare, va che qua piove di brutto, inizia a piovere.